Il campione europeo Leonard Bundu parla del suo sfidante. Oggi mi son testato con Fiordiciglio, che è un ottimo pugile. Abbiamo fatto 6 belle riprese, belle intense, che direi hanno dimostrato che sono, diciamo, in condizioni. E sicuramente 23 è un grosso impegno, che Branco è stato ex mondiale, ha fatto 2 volte mondiale con Cotto, Gatti, il povero Gatti. È un ragazzo non da sottovalutare. Il ragazzo, insomma, ha 41 anni, però è sempre erano stato sottovalutati. Dopo aver fatto i guanti con Orlando Fiordiciglio, Bundu esprime un giudizio sul pugile emergente della box Calamati. Orlando sicuramente è un ragazzo da tenere sott'occhio, è proprio forte. Io mi ricordo quando veniva in palestra da me, da dilettante, mi ricordo se già dimostrava le sue qualità, però insomma non era niente in confronto a ora. Oggi proprio, nel senso, non c'è avversario che mi impegna più di lui, insomma, a parte che lui è anche più strutturalmente più grosso, però insomma lui è sicuramente da tenere sott'occhio, e 23 sicuramente farà una bella prestazione. Fiordiciglio parla del prossimo avversario. Simone Cattin, della mia stessa scuderia. Credo che il nostro procuratore voglia mandare avanti uno dei due, in quanto anche lui dell'84, 7 incontri vinti e una sconfitta, un po' più pesante di me, come al solito del resto. Ormai ci sono abituato a combattere con pesi medi. Ma ora Fiordiciglio pensa a rifinire la preparazione. Ma credo ancora di tornare da Leo, di tornare da Bundu per delle sedute di sparring, sono molto importanti, servono a lui, l'ho appena confessato e ne sono orgoglioso, e servono a me.